Buongiorno, oggi dal bosco, con un look improbabile e una faccia stanca. Mamma mia, giallo, siena, pierosa, bordeaux. Vabbè, è inutile che vi dico che mi sono vestita a caso stamattina, perché tanto adesso arrivo a casa, vado a farmi una... Prima faccio colazione, poi vado a farmi una bella doccia, che mi devo preparare per stasera, che stasera ho... Devo andare a fare le riprese per il video in quelle esterne, devo per forza fare stasera. Sento dei rumori. Perché poi domani dobbiamo scendere e mercoledì, giovedì e venerdì mi dà pioggia. Magari cambia, ma siccome non voglio rischiare, preferisco... cado! Preferisco andare a farle. Andiamo! Così almeno... Dai, Edi! Così almeno mi tolgo di mezzo il primo personaggio, poi mi trasformerò nei prossimi giorni nel secondo personaggio e inizierò col secondo personaggio. Farò sempre la stessa cosa, prima quello in casa e poi al primo giorno di non pioggia farò le altre. Niente, qui basta, più di così praticamente lì non si vede, ma lì c'è l'uscita. Lui, basta. È vero? Ci abbiamo paura? I cinghiali? Che non ci sono? Ci sono, ma non si fanno vedere. Ma che faccia terrorizzata? Perché sta faccia? I nazzulattenti. Cosa c'hai paura? Va bene, andiamo. Dai, andiamo. Torniamo indietro. Ci manca che ti sforzo. Certo, magari Cookie non è contento perché lui andrebbe avanti un po' di più. Piano che mi fate cadere. Però se Eddie ha paura. E niente, oggi sarà una giornata abbastanza impegnativa. Voglio anche iniziare il tutorial del maglione Granny, così almeno posso andare avanti, se no, finché non inizio a girare non posso andare avanti perché se vado avanti poi non posso più girare, dovrei disfarlo, non ha senso. E così vado avanti, sto facendo in una velocità incredibile, è un maglione pazzesco, io poi ve lo consiglio nel caso perché è veramente velocissimo da fare, quindi se volete fare un regalo di Natale o farvelo per Natale, perché ve lo potete fare anche tutto rosso o comunque con dei colori natalizi, su Hobby ci sono i gomitoli di Natale, quindi se volete. E vi fate un maglioncino per Natale super veloce, in fretta, se lo iniziate quando faccio uscire il tutorial, se lo farò uscire il prima possibile, secondo me ce la fate, anche per dei bambini, secondo me si fa molto in fretta. E niente, devo iniziare, poi dobbiamo girare in teoria per imparare vivendo, ma non so... Eh no, per forza, mio marito dice, se no facciamo martedì, ma se martedì dobbiamo scendere, come facciamo? Dobbiamo girarlo per forza oggi, ma non so cosa fare. Che volevo fare qualche ricetta anche a tema Halloween, no? Magari con i colori, il verde, l'arancione, il nero, abbiamo i fagioli neri. Non lo so, vediamo, dai, poi sbircerò cosa abbiamo in frigo e mi inventerò qualcosa. Abbiamo anche il cavolo cappuccio viola, quello è perfetto. Per questo periodo che viene tutto viola. Vabbè, vediamo. Adesso mi torno a casa a fare colazione. Che ho fame. No, dai, non andiamo di lì. Ma a te piace sempre così? Eh? Perché ci sono le scale, è vero? Ma a me non piace fare le cosa fai in alto? Guarda giù.
Cookie! Sei carino! Selvaggio in mezzo alla giungla! Ma che è? Nuda. Sono brutta. Sì, va bene, dai. Sì. Cosa c'è? Cosa c'è? Guarda la pappa. Sono suonando le campane, dicono pappa! Sì. Buongiorno! Voglio farvi vedere un acquistino che ho fatto, stra utile. L'ho provato ieri ed è veramente tanto utile per me. Occhialini. Non sono, diciamo, gli occhiali più belli del mondo, si stanno già appannando, però sono strautili. Sono gli occhiali anti-luce blu, che tra l'altro adesso sono sozzi, e servono, se si passa tanto tempo davanti a uno schermo, per evitare che la luce blu ti dia fastidio agli occhi, che io ultimamente notavo fastidio, tanto fastidio. Poi venerdì, mentre montavo, credo, non mi ricordo, comunque uno dei giorni precedenti, mentre montavo un video, a un certo punto ho iniziato proprio, no, sabato, è stato proprio sabato, credo, non lo so, vabbè, è stato proprio, ho iniziato proprio a sentire una sensazione di sonnolenza, proprio occhi pesanti, montando il video, e era un po' che mi succedeva. E ho detto no, non è possibile, cioè era proprio un giorno che ero super sveglia, super energica, avevamo fatto tante cose, ho detto non è possibile che stavo bene fino a 2 secondi fa, adesso mi viene questa sensazione proprio da, sapete quando avete sonno e sentite gli occhi pesanti, uguale, e ho detto boh, mi è venuta una cosa, ho detto ma non è che magari è proprio lo schermo, ho chiesto a ChatGPT che mi ha detto sì, la luce blu, tutte queste cose, ma e ho fatto qualche ricerca, ho scoperto che ci sono degli occhiali apposta antiluce blu, che un momento, si sta per spegnere la TV, scusate, ma oggi ho ripreso a mettermi una mapera amica, era un po' che non lo facevo, come sottofondo mentre faccio le cose. Qua li ho stirati male. Sì, mamma mia, molto male. Non li ho proprio stirati in questo punto. Vabbè, capita, dopo me li rifaccio. E allora ho guardato su Amazon, ce ne sono di vari tipi. Io ho preso questi qua che erano i più economici, 2 paia, 10 euro. E ho questo qua nero e su ho la versione bianca, così me li tengo uno qua e uno su. Si possono comprare anche uno solo, ma comunque quello più economico costava 10 euro uno, quindi ho detto a mio marito vabbè, va bene, anche quelli da due, tanto il prezzo è lo stesso, uno lo tengo qua, uno lo tengo su. Ieri li ho provati, ma infatti
Boh, si vede che le lenti hanno un colore strano. Sono trasparenti, ci sono quelli con le lenti gialle, ma visto che io devo montare i video, le lenti gialle per me non vanno assolutamente bene. Altrimenti chissà che pasticcio che faccio poi con i colori. Io ho provato per un bel po' ieri perché ho fatto un po' di cose nel video di Halloween, mi sono messa un pochino a vedere effetti e robe varie. Ho anche fatto l'abbonamento a InShot e ho pagato niente, 17 euro tutto l'anno, quindi l'ho fatto perché mi servivano delle cose che non avevo nella versione gratuita, quindi l'ho fatto. Ma se avete un canale, volete aprire un canale, va benissimo anche la versione gratuita, non c'è bisogno di pagare l'abbonamento, non vi preoccupate. Io ho fatto fino adesso quella gratuita, tanto tra il pagamento e quella gratuita non c'è grandissima differenza. Io l'ho fatto perché c'è proprio una cosa che volevo per il video, ho detto vabbè, facciamolo. E funzionano, non ho avuto problemi, cioè non mi hanno dato minimamente fastidio agli occhi. Solo che adesso io li sento, non è che li sento sporchi, sono sporchi, ma non ho un pannetto per gli occhiali perché io non uso gli occhiali. E non porto gli occhiali perché ci vedo bene, anche se da un occhio sono astigmatica, ma troppo poco per portare gli occhiali. Quando sono andata dall'oculista, l'oculista mi fa: da un occhio sei astigmatica, ma mi rifiuti gli occhiali. Ma che te li rifiuta? È che ci vedo peggio. E a te, ma se ci vedo peggio, non è che non li voglio, a me piacciono, ma ci vedo troppo bene, ci devo fare. Ok, come sto? Mi piacciono un sacco. Con quelli bianchi sembro tipo un'impiegata della posta. Poi adesso con i capelli legati magari sto peggio, non lo so. Sto ciuffo non stirato mi dà un fastidio. Non lo so. Vabbè, comunque, almeno mi risolvono il problema, anche perché io tra telefono e a volte il computer. Il computer poco. Però ieri sì, qualcosina anche il computer che ho fatto perché mi sono messa a cercare le musiche di sempre per i video di Halloween. Ho trovato la musica perché io voglio fare anche i titoli di coda, no? E ovviamente i titoli di coda che praticamente saranno la parte più bella di tutto. Mi fanno un po' il nasone, no? Vi faccio vedere un'altra cosa. Sono questi. Questi qua non servono a niente, sono fintissimi. E questi qua sono uno spoiler del video di Halloween. Questi qua sono belli però. Questi mi piace come mi stanno. E si stanno appannando. Appena li prendo sono freddi, si appannano subito. Odio sta cosa. Questi mi piacciono. Infatti ogni tanto me li metto, mi guardo e poi me li levo e li rimetto a posto. Perché uno dei personaggi porta gli occhiali e non ci vede niente. E quindi mi sono comprato un paio di occhiali finti per poter fare. Perché la mia idea iniziale era prendo un paio di... Non ci vedo, si appannano. Prendo un paio di occhiali, quelli dei cinesi, da poco e ci stacco le lenti. Quelli da sole. Però poi ho trovato online degli occhiali finti e ho preso questi. Ma mi piacciono tanto. Secondo voi sto meglio con questi marroni o con quelli neri? Questi mi sembra che mi fanno il nasone, già è grosso. Mio marito dice che me lo fanno meno. A me piacciono di più quelli marroni, sono anche più eleganti. Però non sono occhiali anti-luce blu. Non sono niente, sono normalissimi occhiali. Per estetica, si vede anche dalle lenti. Peccato perché sono veramente carini, mi piacciono tanto. Semmai un giorno non ci vedrò, mi prenderò degli occhiali tipo questi. Un giorno succederà perché anche mio padre ci vedeva stra bene come me e alla fine anche lui ha dovuto cedere agli occhiali perché con l'età ha iniziato a non vedere bene da vicino
E quindi adesso ogni volta che avvicino, io da vicino ho un po' di fastidio, ci vedo, cioè non abbastanza da mettere gli occhiali, però un po' mi si incrocia, tutti gli occhi mi fanno così e quindi devo allontanare un pochettino. Infatti ogni tanto mio marito fa guarda questo e mi appiccica il telefono alla faccia io perché non ci vedo niente, i miei occhi me li immagino che si fanno così, si scambiano di posto. Vabbè, volevo farvi vedere questi qua. Se state tanto tanto tempo davanti al computer, ma va bene anche la TV, cioè anche la TV, il telefono, qualsiasi schermo praticamente, questi qua possono essere utili perché la luce blu effettivamente dà tanto tanto problemi agli occhi, eh. Quindi questi qua vi possono aiutare. Io ieri sera ho sentito tantissimo beneficio, perché di solito ho sempre male agli occhi, me li sento pesanti, comincio a tenerli così. Invece con questi proprio zero problemi. Anche che ce ne sono altri modelli se cercate su Amazon, però anche che non sono bellissimi, cioè chi se ne frega alla fine. Così sembra una secchiona sfilata. Alla fine servono più che altro per non rovinarsi gli occhi, non avere problemi. Infatti io già quando faccio così, già sento proprio fastidio agli occhi e appena li metto quel fastidio, tempo qualche secondo e va via, cioè è una roba allucinante, è istantanea la cosa, ma infatti nelle recensioni l'avevo letto che la cosa è istantanea e in effetti è così e mi piacciono. Io ho sempre voluto gli occhiali, ma ci vedo benissimo e sono contenta di questa cosa, però mi piacciono comunque gli occhiali da vista. Non da sole sì, ma non mi interessa. Più che altro la comodità che hai quando non ti trucchi e non ti si vede. L'incognito, quando c'era il Covid, occhiali da sole e mascherina, e praticamente andavo in giro in incognito, nessuno mi riconosceva. Infatti la gente per strada mi diceva se non fosse per i cani non ti riconoscerei. A volte mettevo anche il cappello con la visiera, ero tutta nascosta, non mi si tipo star. E non mi si riconosceva. Vabbè, niente, volevo farvi rivedere perché tra quelli e la pennina proprio ieri, cioè non avevo fretta di finire perché avevo fastidio agli occhi o fastidio alla mano per niente. Mi tengo il telefono così a mo' di nonnetta e vado con la mia pennina oppure lo appoggio sul tavolo e vado così come se stessi scrivendo. Comodissimo, veramente comodissimo. Mi hanno svoltato il montaggio video, questi due oggetti. E niente, volevo solo farvi vedere quella cosa e poi ho anche iniziato Eddie! Ogni tanto gratta i muri e ho iniziato il secondo pannello del maglione, che il primo l'ho finito e ho iniziato a girare il tutorial, così quando finirò anche questo secondo pannello posso andare avanti e fare assemblare maniche e il maglione è finito. L'ho detto che è super semplice. Adesso mi sa che comincia a avvicinarsi l'ora della pappa. Sempre che non è già l'ora della pappa. E lui comincia ad agitarsi. Vabbè, comunque ieri alla fine sono andata a fare le riprese. E c'avevo l'ansia che qualcuno mi beccasse e mi vedesse fare cose strane. Tra l'altro, siccome che dovevo cambiarmi, mi sono messa di sotto dei vestiti. Ho girato le scene con quelli che avevo sopra, poi mi sono spogliata, ho lasciato quelli di sotto e ho girato le altre scene. Spero non mi abbia visto nessuno, se no la gente qua penserà che sono pazza, la pazza del paese, ma può anche essere quella che parla da sola con il telefono, che posa il telefono, fa cose strane, perché io lo so che vista da fuori, quando mi registro, risulto molto strana, magari soprattutto per chi non sa cosa sto facendo. Vabbè, pazienza, se qualcuno mai mi chiederà, gli spiegherò. Cosa faccio? Mi guarderanno comunque strano perché sono persone anziane, non la capiscono questa cosa, però vabbè, io ci provo. E non sono, posso dire la verità, non sono soddisfatta al 100%, non è venuto, cioè,
mi piace, ok, però non è come volevo io. Alcune parti sì, mi piacciono, altre meno, però da sola, senza esperienza, con un telefono e un cavalletto è difficile, soprattutto fatto in casa e qualche scena fuori, ma poca roba, è difficile. Non è come avere dei professionisti, però ci si diverte, la cosa che conta è che ci si diverte e che con la scusa mi sono comprata questi occhiali stupendissimi e ogni tanto faccio finta di portare gli occhiali e me li metto perché mi piacciono, magari ogni tanto mi vedrete così, fatemi sapere se vi piace come mi stanno. Ogni tanto mi vedrete con questi, ogni tanto con quelli se ho bisogno di e si stanno appannando. Ah, ma come fate voi con gli occhiali che ogni volta si appannano? Cioè io con quelli da sole questi problemi non li ho, perché mettendoli solo quando c'è il sole non è un problema. E in casa non li uso di certo gli occhiali da sole. Vabbè, adesso starò così. Ma a me piacciono perché riflettono le luci. E a me piacciono tutte le cose che brillano. Molto probabilmente in un'altra vita sono stata una gazzaladra. Perché tutto ciò che brilla a me piace, per questo che mi piacciono le lucine, le candele, i brillantini. Che altro? Sì, mi piace tipo i lucidi labbra, mi piacciono gli ombretti con i glitter, tutte queste robe qua, tutto ciò che luccica a me piace. E sono rimasta un po' piccina da questa cosa, però mi piacciono tantissimo. E quindi gli occhiali mi piacciono appunto perché mi sembra di avere delle lucine in faccia. Perché brillano. Vabbè, che motivo? È un motivo serio, molto serio. Magari chi porta gli occhiali penserà: ma tu sei scema. Ma io lo penso di chi vuole i capelli ricci. Ma tu sei fuori di testa, lo so che tra di voi c'è chi vuole i capelli ricci. Ovviamente non dico sul serio, lo dico in modo scherzoso. Però sono talmente impegnativi che per me è assurdo desiderarli. Cioè, tu ti rifai. Sapete quando sono belli i capelli ricci? Quando devi andare dalla parrucchiera. Perché ovviamente quando devi andare alla parrucchiera mica ci vai con i capelli sporchi e disastrati, no? Te li sistemi. Vai dalla parrucchiera, quel giorno lì sono perfetti, che quasi quasi ti voglia di dire: non vengo, ho i capelli troppo perfetti. Vabbè, dai, basta. Sto facendo un sacco di video chiacchiericci in questi giorni. Però, essendo che sono impegnata con i video di Halloween, le mie energie sono un po' dedicate lì, lo ammetto, e qua mi ci sto impegnando un po' meno. Di nuovo sta cercando di spegnersi. Vabbè, tanto finito. Mi sto impegnando un po' meno, sto facendo, cioè più che impegnando meno sto facendo fatica. Sì, sto facendo un pochino più di fatica. E vabbè, fa niente, dai, riprenderò. Tanto mancano pochi giorni, poi avrò finito e tornerà tutta la normalità, va bene? No, non sto chiudendo il video, semplicemente è così. Buongiorno, però oggi piove anche abbastanza. Adesso sembra un po' più luminoso, però fino a poco fa era molto buio. Allora, quindi, quale giorno migliore per preparare una minestrina? Quindi farò i risoli con la zucca. Ho messo in una pentola della zucca tagliata a cubetti, una cipolla e un pezzetto di sedano. Ho messo una parte così delle foglie perché poi friggerò tutto. Adesso aggiungo acqua senza rovesciarlo e lascio cuocere. Lascerò cuocere, quando vedo che la zucca è cotta, frullo tutto e ci cuocio dentro direttamente la pastina. Ci sarebbe bene il rosmarino, magari una foglia di alloro, ma io non ho voglia di andarli a prendere perché non mi voglio andare sotto la pioggia, sono sincera. Lo so che sta piovendo tanto. E quindi fa niente, ne farò a meno per questa volta. È un esperimento, non l'ho mai fatta così. L'ho fatta, oh vabbè, sì, l'ho fatta non con i risoni, però con la pasta normale l'ho fatta con la pasta da pasta asciutta. Quindi vedremo se viene buona.
Si può rifare. Ok, allora la zucca è pronta. Penso sia stata una mezz'oretta, non tanto. Perché comunque la zucca si cuoce abbastanza in fretta. Adesso la frullo e la faccio diventare più cremosa che riesco. Ok, aia. E diciamo che il sedano rovina un po' il colore. Però vabbè, adesso aggiungo altra acqua. Perché si è asciugata, riaccendo. E appena bolle metto giù la pasta, vedo se va bene di sale oppure no. E cuocio la pastina direttamente qua dentro. Ok, allora la pasta è pronta, dopo la faccio vedere. Adesso ci aggiungo questo formaggio qua del Lidl a pezzettini che lo devo consumare. Quindi ce lo metto. Sono due fettine. Sì, sono un paio di fettine. Lo faccio a pezzettini e così si scioglie bene. Questo qua si scioglie abbastanza bene. Mi piace un sacco. È veramente buono. Anche nei panini. Ho aggiunto anche più o meno a metà cottura mezzo cucchiaino di miso a mo' di insaporitore. Comunque il miso dà un buon gusto, anzi nel brodo, quando si fa il brodo con le verdure, se si aggiunge il miso somiglia tanto al brodo di pollo, non so perché, però ci somiglia tantissimo. Adesso faccio sciogliere per bene il formaggio. Io non ho fatto soffritto, l'unico grasso è il formaggio, quindi volendo un filino di olio crudo giusto per dare quel tocco in più ci può stare. Quello va a piacere. Ok, il formaggio si è sciolto. Adesso vado a tavola, non vedo l'ora di assaggiarlo. Pappa pronta, guardate che bellina. È proprio cremosina. Magari una puntina di olio ce lo metto, dai. Che l'olio a crudo mi ricorda la pastina di quando ero piccola. L'odore comunque, scusa se mi intrometto nel tuo video, ma l'odore è buonissimo. Ciao, mi faccio un video come si deve. Ma è buonissimo. Quindi è un po' insipido? Un pochettino. Sì. E forse i risini devono cuocere magari un minuto o due in meno. Okay, per come siamo abituati noi. Lì c'era scritto 10 minuti al dente, io ho lasciato 9. Per come siamo abituati noi è sta cotta. Assaggiamo. Buono. Ma poi il formaggio. Che formaggio non si è sciolto bene quando prendi il pezzettino. Che buona. Poi di sicuro sentirete la pioggia. Sta piovendo tantissimo. Buonissimo. Super approvata, vi consiglio di provarla. Adesso però vi saluto. Vi ringrazio per aver visto il video. Ci vediamo al prossimo. Ciao.